Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come ogni venerdì analizziamo nuovi giocatori della promo, team numero 2 del Foot Birthday e stavolta, come avevo detto settimana scorsa, in effetti la squadra è molto più interessante. Un sacco di giocatori che riscaldano il cuore dell'appassionato di foot, soprattutto anche di quelli che magari hanno delle serie A e aspettavano una punta di diamante, forse è arrivata. Quindi mettetevi comodi e andiamo subito a vedere i giocatori che sono usciti stasera. È lui il man of the team, come possiamo dire, che sicuramente avete adocchiato, ovvero Paolo Dybala. In questa versione con 4 di skill e 5 di piede debole, probabilmente se fosse stato al contrario sarebbe stato meglio, però ovviamente ci prendiamo questo upgrade di piede debole del buon Paolino, che rispetto alla versione 88 prende un più 6 di velocità, un più 5 di tiro, un più 6 di passaggio, 5 dribbling, 4 difesa e 10 di fisico, con un'accelerazione bruciante, un ottimo tiro, un'ottima finalizzazione, degli ottimi passaggi, agilissimo, non sto neanche qui a dirvelo, ottima anche la stamina. Questo praticamente ha le carte in regola per fare qualsiasi ruolo lì davanti, la seconda punta, il trequartista, l'esterno, quindi sarà da provare, aspettatevi nei prossimi giorni la review sul canale, perché questo è veramente quello che forse al momento non c'era in Serie A, perché tutti gli attaccanti o comunque giocatori di quel tipo lì, chi più chi meno, aveva sempre una cosa positiva e due negative. Questo invece sembra avere tutte le cose al posto giusto. Secondo giocatore pazzesco di questo team è Bobby Firmino. Nella sua versione 92 Foot Birthday, che ricorda un po' la versione Scream, se ricorderete, di FIFA 20, 5-5 per lui, e rispetto alla carta 86 prende più 11 di velocità, più 8 di tiro, più 11 di passaggio, più 4 dribbling, più 16 di difesa e più 7 di fisico. È anche vero però che quel 16 di difesa in realtà si va a tradurre tanto sul 19 di precisione di testa che gli viene dato in più, va comunque anche ad un 70 di mentalità difensiva, un 74 di intercettazioni che, combinati magari ad un'ombra, permettono di poterlo giocare anche mediano, ma il ruolo ideale per questo è sicuramente quello di CC, magari in un 4-3-2-1 oppure in un rombo. Può anche essere schierato magari da CC, però non vi aspettate che sia questo giocatore così agile. Perché no, potrebbe essere anche magari provato da punta, perché giocatori così completi veramente potete fare quello che volete, però il ruolo secondo me perfetto per questo giocatore qui è quello di mediano oppure di CC, quindi da mezzala con propensione offensiva. Veramente questa è una carta che sono stracurioso di provare e che probabilmente sarà utilizzata anche tanto in competitive da qui fino a fine anno. Un altro giocatore a sorpresa che era circolato nelle ultime ore, che appunto poteva figurare tra questi giocatori nel team 2, è proprio Dani Alves, che nella sua versione ovviamente terzino destro fa la sua comparsa in gioco, perché al momento non era presente la sua carta oro base, quindi boom, subito così con questa carta 93, 5-5 per lui, velocissimo, tiro della Madonna per quanto riguarda la potenza, passaggi che non vi sto neanche a raccontare, super agile, ottime stats difensive, 94 di aggressività, 90 di stamina. Questo ragazzi pressoché può fare tutto, può fare il terzino, può fare il mediano, ma paradossalmente può fare anche l'esterno all'occorrenza, quindi va provato, sicuramente va provato, perché ha anche un ottimo work rate, perché ha alto-medio, quindi anche se lo volete schierare come mediano, vi va a dare una mano alla fase offensiva, quella difensiva la fa come la fanno tutti quest'anno, e può essere veramente un game changer anche per quelli che sono magari alcuni link che sblocca, penso a un De Jong, penso a giocatori di questo tipo, quindi promossissimo Dani Alves. Così come è promossissimo questo Paquetà. Abbiamo tutti, penso, bene o male, avuto a che fare con la versione 88, che però era 5-3. In questa versione 90 l'aumento statistico non è eccessivo, infatti abbiamo un più 2 velocità, più 3 di tiro, più 2 passaggio, più 1 dribbling, 3 difese e 2 di fisico, però abbiamo il 5 di piede debole. E cosa fa questo 5 di piede debole? Secondo me ci sblocca la possibilità di utilizzarlo anche da punta, perché questo Paquetà io l'avevo provato già nella sua versione 88 in quel ruolo e secondo me, data la sua agilità, si comportava molto bene. L'unico problema è che aveva quel piede lì debole, ovvero il destro, che alle volte diciamo non gli consentiva di essere super efficace. Adesso con questo boost potrebbe essere utilizzabile anche in quel ruolo lì. Ovviamente anche da mediano, da mezzala rimangono quelli che secondo me sono i ruoli diciamo più
accurati per Paquetà, anche se può essere giocato anche da trequartista. Quindi va capito un po' dove collocarlo in campo, però questa è un'altra carta che è veramente fuori di testa. Ne stanno uscendo tanti di centrocampisti quest'anno che sono così forti. Avanti abbiamo Jean-Paul Bezius, questo lascia un po' il tempo che trova, un po' per il campionato, un po' per la nazionalità, per carità è un 5-4, sì è velocino, però c'ha sicuramente body type average, immaginavo, pesa 73 kg per 1,78 m, fa fatica a girarsi, quindi eviterei la seconda punta, sull'esterno già so che avrà uno speed boost poco efficace. Quindi Bezius non è che mi fa impazzire, anche un SBC, quindi non ci andrei a buttare crediti su uno scambiabile di questo tipo. Per invece rimanere in tema sempre SBC abbiamo Avila, 5-5 in questo caso, Liga Santander, 1,72 m di altezza per 81 di chili, quindi anche per lui body type average, 88 di forza, tutte quante caratteristiche che temo lo rendano pesante, pad dalla mano e vanificano in un po' questo 5-5, poi per carità era veloce, aveva anche buone stazze e agilità, ma ricordatevi che il body type è fondamentale, quindi non so, onestamente guardandolo così non andrei a sbloccare uno scambiabile di questo tipo. Mentre rimanendo in liga, una carta pazzesca, Fekir, maledetta a lui, che da 4-4 diventa 5-4, quindi guadagna la quinta di skill. Rispetto alla versione 87 prende un 4 di velocità in più, 3 di tiro, 2 passaggio, 3 di limite, 3 difese e 2 fisico. Velocissimo, un ottimo tiro, un'ottima finalizzazione, gran passaggi, straagile, l'avevamo visto anche nell'altra versione, questo 88 di forza non lo penalizza. Secondo me può essere veramente veramente interessante sia da esterno sia da trequartista, ma anche da seconda punta, visto il 5 di skill che potrebbe donargli quel guizzo in più. Veramente in questo team al momento ci sono veramente tanti giocatori che vorrei andare a testare, e Fekir è uno di questi. Silas Katompavumba, ovvero per gli amici Silas o Bamangituka, anche quest'anno versione per lui 5-5, 1,89 m, high average, il suo body type, ha il problema dell'equilibrio, della reaction, 85 di forza che lo appesantisce, per carità, però velocissimo, non ha questa grande potenza tiro, però ha un'ottima finalizzazione, non ha degli ottimi passaggi, onestamente questo... Sì, ok, è un trattorino, ma lo vedo più un super sub, perché comunque da far partire titolare è difficile. Le caratteristiche per l'esterno potrebbe non averle, visto che pad alla mano risulta 100% pesante, visto il suo body type. Quindi non so, è il classico buggato stile Adama Traoré che magari vi fa smadonnare solo quando è nelle mani altrui, quando ce l'abbiamo tra le mani noi è un tronco. Davinson Sanchez è l'ennesimo difensore di cui non avevamo bisogno, perché è il 50.000esimo DC con più di 80 di velocità. In particolare rispetto alla versione 84 prende più 5 velocità, 7 tiro, 4 passaggio, 8 dribbling, 4 difesa, 4 fisico, 5 di skill totalmente random, è abbastanza veloce, dei buoni passaggi, 75 di agilità, ottima reactions, quindi con l'L2 dovrebbe girarsi discretamente bene, è 1,87 m, 94 di aggressività, 92 di forza, quindi questo assolutamente valido, assolutamente da provare, perché insomma c'ha tutte quante le carte in regola per essere un altro DC da poter schierare nelle nostre squadre. A fargli compagnia in Premier League abbiamo anche Ndidi, che però onestamente mi ricorda un po' la parabola di Ndombele, perché se andiamo a vedere è vero che ha preso più 13 di velocità, 10 di dribbling, 3 difesa, 11 passaggio, 13 di tiro eccetera, però ha 79 di velocità, 82 di accelerazione, mi ricorda proprio Ndombele, e onestamente è uscito Haaland la settimana scorsa, preferisco tutta la vita lui piuttosto che Ndidi, che costa sì meno, ma a quel punto mi prendo un Kanté. Bercice, terzino sinistro, rispetto alla versione 82 prende più 8 velocità, 9 passaggio, 4 tiro, 10 dribbling, 7 difesa, 6 di fisico, 5 di skill e 3 di piede debole, va bene, velocissimo, buoni passaggi, anche abbastanza agile, buone le stats difensive, in particolare l'86 di mentalità difensiva, 91 di aggressività. Devo dire che questa carta non è malvagia, però lì a sinistra è difficile linkare un terzino spagnolo di Liga Santander, quindi non so onestamente quanto possa tornarci comodo. Giku, un altro difensore centrale, stavolta in questo caso i Ligan, che però non fatevi buttare fumo negli occhi, perché questo 82 di velocità sì è vero, ma è un 92 di velocità scatto con un 70 di accelerazione, per 1,82 m di giocatore è veramente un peccato, quindi vuol dire che questo
sul lungo ci va a perdere veramente tanto dopo aver preso quel primo passo molto lento, data la sua scarsa accelerazione. Quindi, vista quella che è la grande alternativa di difensori di quest'anno, eviterei. Il Cocolamela è un giocatore al quale sono particolarmente affezionato, perché mi ricorda i tempi belli con un'altra casacca addosso, e ha 4 di skill e 2 di piede debole, quindi purtroppo lui non ha ricevuto questi grossi upgrade. È un esterno con 2 di piede debole, 4 di skill, non eccelle in nulla, onestamente non mi sento di consigliarvelo. Così come invece fa ridere, ma fa anche riflettere, questo Neuer con 5 di skill e 4 di piede debole, che ovviamente niente aggiungono e niente tolgono. Neuer era un portiere forte già quest'anno, quindi immagino magari abbiate un Sule, magari una difesa di questo tipo dove potete linkare sto Neuer. Assolutamente consigliato, perché è un portierone con i controcoglioni. E poi per ridere si può mettere anche punta se fate qualche challenge tipo quella mia con i portieri dell'anno scorso. Vi dà quel brio di imprevedibilità lì davanti. Dani Alves l'avevamo già visto, mentre non abbiamo visto questo Ansaldi 5-5, un ottimo terzino per una Serie A. Fa, diciamo, diretta concorrenza a Teo, anche se credo che difensivamente, dato il body type, sia meglio comunque il difensore francese. Però questo argentino, magari qualora abbiate dei fodder, delle carte nel club e ve lo volete portare a casa, ve lo potete anche sbloccare se lo pagate poco. Quello che invece è veramente, veramente il top, secondo me, è questo De Vrij. Perché rispetto alla carta 85 prende più 13 di passaggio e di velocità, più 11 di dribbling, 5 difesa, 8 fisico, 4 tiro e 9 passaggio. Diventa veramente rapido, 1,89 m, body type unique per lui, passaggi discreti, ottima la reactions, 91, stats difensive della Madonna, ottima anche la forza e l'aggressività, quindi questo ha il suo perché, secondo me va provato, va capito, perché può essere inquadrato secondo me in quel range tra Koulibaly, Córdoba, meglio di Ibanez che era uscito in precedenza, tra quelli che sono i top DC in una Serie A. Quindi, raga, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti quali sono i giocatori che vorreste vedere, provati, testati sul canale maggiormente, così cerco di portarvi video prima in base alla richiesta. In descrizione vi ricordo tutti i link e domani vi aspetto in live dalla mattina per provare questi campioncini. Io vi auguro una buona serata, un saluto e arrivederci.